Morte is my power! Volevo dire Bertrand Axel. Oggi siamo in un nuovissimo video di Minecraft. Come la voglio chiamare io? La Building Edition. Sì, la chiameremo la Building Edition. Chi osa dire qualcosa contro, ne prendo un bel coltello e glielo ficco. Voi sapete dove. Comunque, a parte questa cosa bella, mi sa che ho pure sbagliato mondo. Se ho sbagliato mondo, ovviamente farò un bellissimissimo tietto, taglietto, taglietto con la carta. Aia, mamma mia, mi sono fatto male alla carta. No, sì, ho sbagliato mondo. Questo qua ed era di un video che è stato cancellato, che ve ne parlerò in un video che pubblicherò adesso. Cioè, non video, cioè proprio una cosa. Vabbè, sì, farò un video. Dei 5 video cancellati da Ada. Cioè, in realtà sono 2 video cancellati da me, i video segreti. Non, uno di questi non era adatto ai family friend. Comunque, senza dire niente. Ah, guardate, off camera ho fatto questo per finanziare il mio bellissimo grattacielo, perché arriva fino al cielo. E oggi scostruirò un polo. Vabbè, questa qua sembra più una tazza che un carrello. Comunque, iniziamo subitissimo. Io già so quali blocchi prendere, mi stanno uccidendo, ragazzi. Sento dei rumori, tipo qualcuno sta prendendo qualche coltello. Non fa niente, non succederà mai niente. Forse. Comunque, allora, per chi sta guardando il video adesso con le cuffie a volume alto, si sta tipo distruggendo la. Un attimo, Paolo, non ti muovere! Fermo! Va bene, se dico fermo, si ricorre ancora di più. Non lo so, ragazzi, ditemi nei commenti, perché io adesso lo faccio giallo, però poi se lo voi volete, tipo, che ne so, arancione, come lo sto facendo io, perché io ho visto che è giallo. Poi se voi dite che è arancione, lo faccio arancione. Credo che così dovrebbe bastare l'altezza del polo, delle polo. Vero? L'altezza del polo dovrebbe essere 4-5 blocchi. 4. Vabbè, 3 blocchi potranno essere un pollo. Ma il pollo è rivolto dietro le gambe e davanti. Entrambi. Però se il pollo mi fa vedere un attimo come sono le sue cuscette. Ok, si è rivolto da entrambi i lati. Iniziamo subitissimo la nostra costruzione. Mentre sto costruendo, come va la vita? A me male, perché mi sono stato malato. È per questo che non avete visto il video, quindi non lamentatevi con me, lamentatevi più del fatto della mia febbre. Cioè, quindi adesso mi immagino di voi, perché adesso nella sezione commenti di come è questa febbre, e poi andare a cercare un canale YouTube che si chiama Febbre, e vabbè, sarebbe stemmearvi. E a dirvi cose che non si devono dire, anzi che non devo nemmeno dire io adesso in questo video, perché altrimenti YouTube mi demonizza i video. Ma comunque, a parte la demonetizzazione, che sicuramente sta arrivando pure adesso, c'è la demonetizzazione, mi stai guardando, so che stai guardando la mia faccina bellissima, perché infatti faccio schifo. Allora, a parte giudicare la mia bellezza bruttissima, bruttissima io. Sì, sto un attimo facendo una cosa al grande di pollo. Perché grande sovrano pollo brutto. Non sovrano pollo. Pollo figlio di puttana. Ciao, demonizzazione. Cioè, adesso immaginate un tizio che chiama demonizzazione, arriva qui e sfonda la porta della mia stanzetta e dice ciao. Cioè, io adesso che mi metterei tutta quanta poco. Guardate, visto che mi va tanto bene, metto pure un scherzo. Anzi, come ho sentito dire da un commento, dentro faccio pure una chiesa. Voi però non si può entrare. Anzi, sì. Mettiamo questo nella testa.
questa è una testa di un pollo. La testa. Mo capirete. Testa. Posso? Le giro. Eccolo. Già che lo dovrei mettere un pochino più basso. Ecco qui. Ho fatto pure un libro. Questo. Libro in cui si può firmare, però non ci metterò assolutamente niente. Fatto. Ok, sì, si può fare. Perché mi sa che altrimenti dovevo metterlo un pochino molto più basso del coso. Allora, perché non me lo fa mettere il blocco? Porca puttana. Scusatemi, ragazzi. Scusatemi. Sto uscendo un pochino dal family friendly. Poi io mi chiedo, perché mi serve il family friendly? Cioè, sto canale manco è per tutte quante le famiglie. Canale devo metterci cose che manco il family friendly si aspetta, che devo tipo uccidere le persone. Che cosa devo fare per non rendere questo canale un canale family friendly? A parte questo, come mi va la vita per la seconda volta? Mi sa che è un pochino alto questo lab. No? Faccio uno? No, bruttissimo, uno sembra pixeloso. Vabbè, fammi vedere un attimo un pollo. Pollo. Pollo! Sì, ma lui ce l'ha due. Ce l'ha due. Perché cosa sono ste alette di pollo? Così, no? Aspetta, se faccio tipo così, così, così ci sto un pochino di più, dai. Sì, però se riesco a mettere i blocchi bene. Vabbè, per me va bene così. Poi qui mettiamo la sala per entrare nella chiesa. Ecco, qui, qui c'è il legio, qui non c'è scritto niente. Anzi no, gli scriviamo qualcosa di bellissimo mentre leggo questo libro. Ah, comunque già abbiamo quasi finito. Per non dire altro, abbiamo fatto pure una chiesa dentro un pollo. Poi voglio vedere adesso le persone nella vita reale che vanno a prendere un pollo, lo aprono, lo svuotano e gli mettono dentro delle seggioline in miniatura e mettono pure un leggero in miniatura. Oh mio Dio, sto uscendo dal family friendly. Anzi sì, meglio. Ci godo. YouTube. Faffan. Ancora non lo posso dire perché altrimenti YouTube non mi blocca il video. Manco la demonetizzazione. Guardate cosa scrivo come poesia bellissima. Cioè, proprio una... la poesia di Gesù, qua mi insegnano. Allora, leggete tutto quanto perché altrimenti perdete il filo perché è una poesia molto lunga. Finito. Ecco, abbiamo messo... ve la leggo pure io la poesia. È una poesia lunghissima. Ciao. Anzi, no, scherzo, dai. Allora. E vabbè, ragazzi. Abbiamo finito il pollo gigante. E... il gigante sono comunque più alto di quello che volevo.
praticamente. Vediamo. Dimmi che funziona però. Perché altrimenti poi metterò il pollo ciccione. No, non è il pollo ciccione, cioè. Nel pollo ciccione. Però la testa è un pochino più lunga che la potevo fare. Vediamo di tutte le caratteristiche. Che togliamo pure. Aspetta, ma se adesso io tolgo la botola. No, perché poi vanno a finire nel giro. Ma le chissene allora. E lo rimaniamo senza occhio. No, dai, thanks. Togliamo un blocco nero. Ok, mettiamoci qui e vi volevo far sentire una cosa. Io qui avevo messo una porta intanto. E questo. Qui ragazzi, volevo far vedere di nuovo la poesia lunghissima. E ve la faccio vedere seriamente. Allora, sta scritto solamente. Ciao!